Buongiorno a tutti e tanti auguri di una buona Pasqua. Questo video è stato girato ieri, vigilia di Pasqua. Nonostante il tempo un po' grigio e nuvoloso, siamo andati, come state vedendo, a visitare dei mercatini pasquali, dove produttori locali vendevano appunto i loro prodotti, quali verdure organiche, miele, presine, panni, diciamo, per la cucina, cuciti a mano, ma anche dolci, street food vari, formaggi locali e altre cose molto interessanti. Sono molto belli questi mercatini artigianali, infatti, appena arrivata avevo già fatto acquisti. Sapevamo di due mercatini, uno dentro a una farm piena di animali, e questi sono forse in assoluto uno dei miei animali preferiti, cioè le oche. Troppo carine e buffe. Vendevano veramente tanti prodottini interessanti e super carini, fatti a mano, dipinti a mano, con la lavorazione del vetro a mano, della ceramica. Ma assolutamente i protagonisti della giornata sono stati questa pecora con i due agnellini, di cui uno appena proprio nato, di qualche giorno, e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato ed era super tenerissimo, troppo carino. Alla fine si è anche avvicinato a noi credendo avessimo forse un po' di latte da mangiare e si è fatto addirittura accarezzare. La scena è stata bellissima, tutti i bambini piccoli lì in mezzo a guardare l'agnellino, e poi c'ero io praticamente, che ero il triplo di loro, però ero emozionata allo stesso tempo perché non avevo mai accarezzato o visto addirittura da così vicino un piccolo agnellino. Poi è arrivato anche il momento del pranzo e si può capire che l'agnellino stia gradendo dal movimento di codina. Oltre agli agnellini c'erano anche queste galline molto belle, bianche, con le piume marroni. Non le avevo mai viste di questo colore. Inoltre in una stanza si potevano anche ammirare dei pulcini appena nati. Addirittura c'erano proprio le uova che stavano per schiudersi. Un'emozione unica. Tra i prodotti che vendevano c'erano anche dei fiori freschi, ma noi non li abbiamo presi perché costavano tantissimo, e quindi abbiamo deciso di pranzare anche noi con questi falafel vegetali con varie erbe e salse sopra, devo dire buonissimi. E poi ci siamo fatti tentare da questo brownie al cioccolato e sale marino. Infine, prima di tornare a casa, abbiamo comprato delle uova fresche che vi mostrerò in un piccolo svuota lo shopping al mercato appena appunto arriviamo a casa. Ed eccoci tornati a casa con la busta piena dopo lo shopping al mercato. Abbiamo preso questa bellissima tovaglietta con le pecore bianche e nere e con un bordino verde scuro molto carina, che è utile per la colazione, ma si possono poggiare anche le pentole sopra perché il materiale è isolante e resistente al calore. Poi il mio ragazzo ha voluto prendere dei formaggi, a lui piacciono moltissimo, e abbiamo optato per questi due formaggi. Credo siano dei cheddar o simil provolone, uno è normale e l'altro è affumicato. E inoltre ha voluto prendere anche questo formaggio fresco, se non mi sbaglio, all'aglio selvatico e al tartufo. Particolare, vedremo, lo proveremo.
Questi invece sono stati acquisti fatti da me. Ho preso due jar di miele, uno è liquido e l'altro invece è solido. Non so ancora bene come utilizzarli, soprattutto quello solido. Fatemi sapere se voi lo utilizzate. Poi ero molto curiosa da uno stand che aveva tutte cose, diciamo senza zucchero, vegane, vegetali. Abbiamo preso questa granola con un mix di noci, semi e cioccolato fondente. E qui invece c'è uno dei due brownie che vi ho praticamente mostrato prima durante il pranzo, buonissimo ma super super ricco. Infatti abbiamo diviso un pezzo e l'altro l'abbiamo portato a casa ed è questo qui che vedete, molto molto buono, e il sale si sentiva davvero. E poi la mia parte preferita, cioè le uova. Abbiamo preso 12 uova, 6 sono rainbow di queste qui che vedete, che sono appunto tutte colorate perché sono provenienti da galline di razze diverse. Appunto ci sono quelle diciamo normali, di colore normale, bianche, azzurre e marrone scuro, e poi abbiamo preso queste che sono uova d'oca. Sono molto curiosa di assaggiarle, le ho assaggiate credo una volta ma non ricordo completamente. Fatemi sapere voi se le avete mai assaggiate e soprattutto come le cucinate. E questo è quanto, io vi ringrazio e vi auguro nuovamente una buona Pasqua. Alla prossima, ciao!